Luciano Spalletti diventa napoletano a tutti gli effetti, non più solo nel cuore dei tifosi per aver guidato nella passata stagione gli azzurri alla conquista del terzo scudetto, ma adesso anche ufficialmente con il conferimento della cittadinanza onoraria. L'allenatore di Certaldo ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Gaetano Manfredi al Maschio Angioino, in una sala dei baroni gremita a testimonianza dell'affetto che l'intera città nutre nei confronti dell'attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Un modo per esprimere, come è riportato nell'atto ufficiale, il sentimento di profonda gratitudine e riconoscenza del popolo napoletano per l'impegno sportivo e la vicinanza umana dell'allenatore Spalletti. Nella motivazione alla delibera approvata dal Consiglio Comunale è evidenziato come l'impresa sportiva abbia contribuito a rafforzare l'immagine, il prestigio e l'identità partenopea. Credo che sia il giusto riconoscimento a un grande personaggio che ha dato tanto alla città, che ha amato tanto la città, che è molto amato dalla città. È una giornata, credo, di festa, di riconoscimento del lavoro fatto, ma anche di augurio di un futuro molto positivo in primo luogo per il Napoli, ma anche per la nazionale di cui oggi Luciano Spalletti è l'allenatore. Io un pochettino lo ero di già, perché poi diventa facile andare a copiare, andare a prendere da quelli che sono ideologie, metodi, comportamenti dei napoletani, lo dettano a tutti, costringono un po' tutti. Da questo momento qui sono un official di Scugnizzo. Il mio maggior lavoro l'anno scorso è stato quello di far capire dove eravamo e per chi lo facevamo poi questo tentativo di vincere il campionato. Dopo che hanno capito, che hanno recepito quello, per me è stato tutto più semplice, anzi nelle riunioni spesso veniva ribadito questi concetti qui, ci abbiamo costruito poi quasi tutta la stagione su questo tipo di ragionamento. A piacere ci sia De Laurentiis, perché poi quello che è successo nella passata stagione è lì sotto gli occhi di tutti, è stato determinato dal lavoro di assieme di tutti, cioè tutti allo stesso livello, nessuno che è quello che comanda e che gestisce, tutti possono dire la sua e poter indicare qual è la soluzione, e se dicono le cose giuste si va da quella parte lì, per cui questa compattezza, città, calciatori, tutti quelli che hanno lavorato nel Napoli, gli staff tutti, hanno determinato poi quella bellezza lì.